Benvenuti alla nuova edizione di TG Verona e Provincia. Siamo a Verona. Grande successo di presenza è tenuto il Motorbike Expo. Grande rassegna in fiera interamente dedicata al mondo delle moto. Vediamo il servizio. Ha aperto con il botto il 2017 fieristico di Verona, ospitando il Motorbike Expo. Si parla di cifre record per il pubblico. Sono stati circa 160.000 i visitatori che hanno potuto girare per i padiglioni, dove erano presenti 700 espositori. In pratica, tutte le migliori e famose case costruttrici del mondo. Invariata la formula che ha ottenuto tanto successo, con la suddivisione in 5 aree tematiche dedicate al prodotto di serie, al custom, agli accessori e al mondo racing e turismo. Non sono mancati momenti di divertimento e spettacolo con numerosi campioni delle due ruote, ma anche ospiti del cinema e della TV. Ciao, buonasera a tutti. La fiera sta andando molto bene, siamo contenti, c'è una grande partecipazione come al solito. Verona, l'appuntamento di Verona è importante per noi che lavoriamo nella customizzazione delle moto, è un appuntamento internazionale, noi siamo un'azienda internazionale, crediamo in Verona, la supportiamo e siamo qui per esporre i nostri prodotti. Una gran risposta di pubblico, tanta buona energia, noi ci siamo. Sì, siamo in forte ripresa. Dopo alcuni anni di difficoltà siamo ripartiti bene, noi come Barracuda, ma di riflesso tutto il mercato internazionale. Conferma è proprio la grande partecipazione che riscontriamo delle fiere, anche qua a Verona, siamo molto contenti. Siamo qua a Verona, esporiamo la nostra gamma relativa al tuning delle retro bike. Abbiamo la nostra linea B-Lux, che vuol dire Barracuda Luxury Project, è una linea creata appositamente in alluminio per la customizzazione delle moto, è molto interessante, la esponiamo assieme, grazie anche alla nostra modella Paolina, molto brava, e perché no? You feel your heartbeat as the tongue's ring out. No comprehension what it's all about. They don't need a reason for this anyway. But it's easier to fight, harder just to walk away. Anche quest'anno siamo venuti come Ducati al Motorbike Expo, presentando tutta la nostra gamma Cruiser e Power Cruiser per il 2017. Abbiamo infatti tutta la gamma XDiavel e Diavel, quindi la nostra Cruiser nuova lanciata l'anno scorso, l'XDiavel, e la nostra Cruiser tradizionale, il Power Cruiser, quella più sportiva che è il Diavel. In più abbiamo presentato due bellissime novità, che sono una, la XDiavel, che abbiamo presentato in anteprima a Sturgis, alla 76esima edizione del Festival di Sturgis negli Stati Uniti, e per la prima volta arriva in Europa qui alla Fiera di Verona. È una cruiser specialissima realizzata dal noto preparatore americano Roland Sands, che è partito come base dalla nostra XDiavel per realizzare una cruiser che la sposta ancora di più verso il gusto e verso le tendenze della motocicletta americana. No point in calculating what they missed. That's why we made them. It's not their fault. Al centro del nostro stand abbiamo anche la nostra nuovissima Ducati Diavel Diesel, che rappresenta l'ulteriore collaborazione con il brand Fashion Diesel. I nostri due centristi hanno collaborato per creare questa edizione limitata e numerata a 666 esemplari. È una moto specialissima che parte dalla Ducati Diavel, che è già di per sé una moto molto particolare, con finiture di altissimo livello e realizzate in maniera artigianale. Praticamente ogni moto è un pezzo unico. Eccoci qua, direttamente dal Motor Show di Verona. Lei,
La conoscete? Io penso proprio di sì. Volevo fare una cosa insolita per ricordarvi, diciamo, le mie capacità ad essere intrattenitiva ed essere, diciamo, anche simpatica. Ma c'è una che è molto più bella di me e anche simpatica, mi dicono. Paoli, fammi un'intervista, sennò ti sgrasso. Ecco. Ci abbiamo... Sì. Ciao ragazzi. Ciao, aria aperta. Ciao, short. Ah, aria aperta, ciao. Ciao a tutti. Sono qua con la mia amica Floriana. Amò, vuoi raccontare qualcosa? Ti piace questa fiera? Sì, anzitutto volevo dire, se tra dietro quello schermo, diciamo, di voi che ci state guardando, c'è qualcuno che ha qualche chilo in più, io lo sgrasso con questo prodotto, ma bevendolo. Cioè, si possono bere due bicchierini di questo qui o possiamo pulire. Io sono, diciamo, felicissima di partecipare anche a questo grande evento, al Motor Show di Verona. Sono a questo stand, ci tengo a dirlo. Siamo all'occasione, siamo anche al Barracuda, perché io sono molto amica sua. Quando chiudiamo, diciamo, i battenti, andiamo a ballare insieme. Lo dovete sapere. Seguitela, seguitela, seguitela. Ciao. Posso fare un saluto come faccio io? Se no, mi smacchio. Ciao. Ciao. Parliamo ora di solidarietà e dei borghi più belli d'Italia. I rappresentanti del Borgo di Sant'Ambrogio, insieme ad altri 7 enti appartenenti ai borghi più belli d'Italia, hanno deciso di raccogliere per il comune di Amatrice materiale raccolto in questi mesi grazie alla generosità dei cittadini. I borghi che hanno partecipato a questa iniziativa sono Borghetto, Asolo, Montagnana, Arqua Petrarca, Cisona di Valmarino, Porto Bufole e San Giorgio di Valpolicella. Hanno raccolto nel magazzino della Protezione Civile alimenti a lunga conservazione e a lunga scadenza, prodotti per la pulizia, per igiene, coperte, calzature e giochi per bambini. A mobilitare gli 8 comuni veneti, che hanno inviato una delegazione che incontrerà il sindaco di Amatrice, non è solo la solidarietà, ma anche il fatto che Amatrice è il paese colpito dal terremoto e è uno dei borghi più belli d'Italia. Andiamo in provincia, siamo a Custoza. Siamo nel periodo del broccoletto, la zona di produzione è ristretta al solo territorio e della frazione di Custoza. In questo periodo i ristoratori propongono piatti dedicati a questo particolare ortaggio e siamo andati a conoscere uno dei nuovi produttori direttamente nel suo campo, Filippo Bresaula. Vediamo il servizio. Sono Bresaula Filippo, rappresento l'associazione produttori Broccoletto di Custoza. Siamo 9 produttori che entro il territorio di Custoza coltivano con passione ed dedizione questo magnifico ortaggio. Il ciclo produttivo parte a giugno con la semina, poi c'è l'accrescimento ovviamente del seme, si passa poi al trapianto indicativamente verso la fine di agosto, inizio di settembre. C'è tutta poi la fase di accrescimento che si concluderà con la fase di raccolta dal mese di dicembre. Il prodotto inizia a essere commercializzato solamente dopo le prime gelate. Questo perché? Perché il gelo all'interno della pianta congela quello che è l'acqua che si trova proprio all'interno della pianta e concentra all'interno della stessa pianta sali minerali, proteine, che sono quelle caratteristiche che danno la dolcezza al prodotto. La particolarità e la differenza rispetto agli altri tipi di broccoli che comunemente troviamo nel mercato, quindi parliamo quello di Novaglia, quello di Santa Maria delle Stelle o quello di Creazzo, è la dolcezza intrinseca del prodotto, quello che dicevo prima. È una caratteristica proveniente anzitutto dal tipo di seme e dal clone della pianta e poi dal tipo di terreno. Qui a Custoza vantiamo una particolarità che non ha quasi nessuno, è la crea, questo terreno argilloso molto povero, però che riesce a trasferire, a conferire al prodotto questa dolcezza inimitabile. La differenza poi sostanziale è la non presenza del classico cuore, diciamo, dell'infiorescenza. Quindi il broccoletto Custoza sarà la costa, è la costa e la foglia. Il broccoletto di Custoza viene commercializzato in mazzi legato con questo fascio ed etichettato con questa etichetta. Questa etichetta ne garantisce la provenienza e soprattutto la tutela e la salvaguardia da parte dei produttori. All'incirca il mazzo pesa dai 2 kg ai 2,5 kg.
Da quest'anno il Broccoletto di Custoza si è un attimo vestito di un abito nuovo, è diventato Presidio Slow Food grazie al lavoro di questi 9 produttori che si sono impegnati per 4 anni nell'ottenimento di questo grandissimo risultato. E, da gennaio in poi a Custoza si susseguiranno una serie di eventi sempre legati al broccoletto. Partiamo con la Prolocco per poi passare ai ristoratori durante tutto il mese di gennaio, e tutta la kermesse si concluderà con la nostra festa dei produttori che avverrà il primo weekend di febbraio. Franco Pezzo, vediamo le immagini. Siamo qui con Franco Pezzo, uno degli organizzatori dell'associazione Siamo Tutte Startup. Cosa significa il nome della vostra associazione? Siamo Tutte Startup è nata da un'idea che voleva dare una risposta al territorio su tanti argomenti aperti. Siamo Tutte Startup è stato scelto perché ci dedichiamo a startup, ma anche perché le aziende che già esistono sul territorio devono ragionare come startup se vogliono continuare a competere. Ma innanzitutto, essendo una libera associazione di amici professionisti, noi diciamo che non vendiamo nulla, ci occupiamo solo di organizzare eventi gratuiti dove cerchiamo di far fluire conoscenze, nuove metodologie di gestione delle aziende, momenti di incontro e di scambio di esperienze con tutto il territorio. È un po' come far ritornare al territorio una parte della fortuna che noi abbiamo avuto e delle conoscenze che abbiamo. È un modo per ringraziare anche il territorio e spronarlo a continuare a investire in imprenditorialità. Le idee sono tantissime in questo momento. Allora, innanzitutto continueremo a pubblicare tutte quelle pillole, quei suggerimenti che tutti possono trovare e vedere continuamente sul nostro blog. E daremo poi il via a delle serate gratuite di formazione. Continueremo a collaborare anche con un'iniziativa che è già stata fatta l'anno scorso, che è l'Officina dei Talenti, dove i giovani possono iscriversi e attraverso il contributo di professionisti anche di Siamo Tutte Startup e non solo di Siamo Tutte Startup, vengono fornite indicazioni, formazioni, eccetera. E poi sicuramente questo evento, quello che abbiamo fatto di ripartire, non resterà l'unico evento importante della nostra storia, ma per il 2017 abbiamo già altri progetti. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo alla prossima edizione.